Ok, allora iniziamo con un buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vi presento, sono Tommaso Cucinotta, docente alla scuola superiore di Sant'Anna, insegno componente base software design nella magistrale di Rete Computing System congiunta tra scuola Sant'Anna e l'Università di Pisa. Sono tornato nello scenario di Sana da un paio d'anni a questo punto. Prima avevo abbandonato l'Italia per circa 4 anni per fare un'esperienza di ricerca all'estero. Quindi avevo preso il dottorato alla scuola Sant'Anna sul tema di sistemi real time. Poi all'estero ho applicato un po' di tecnologie real time al mondo del cloud computing. In un'azienda che si chiama Bellabs, non so se la conoscete, un po' un'azienda storica che ha costruito, ha creato Unix, il linguaggio CC++, ha scoperto, diciamo, la prova dell'esistenza della radiazione cosmica di fondo, e un po' di altre cosette. Dopo un paio d'anni sono stato anche di software engineering in AWS, in Amazon Web Services, in un team di real-time database. Un prodotto che si chiama DynamoDB, sono stato lì dentro un paio d'anni a fare poca carta, molto software. Sono tornato in Italia e ho molta carta, cioè come accademico, molta carta, in realtà sono anche software, ci si diverte anche a fare software, ma questo è un'idea che vedete con quello che vi si presenta qui, o meglio, cioè diciamo, siamo borderline, così, dato che qui si parla invece di si parla di open source di Linux. Su Linux ci lavoriamo perché, come laboratorio, lavoriamo anche nell'ambito del kernel, mettendo mano allo schermo del kernel di Linux, e abbiamo lavorato con diversi partner industriali in quest'ambito e lavoriamo ancora in quest'ambito qui. Mentre qui vi parlo di qualcosa di competente user space ed è un pochino spazio in realtà nel dominio di quelli che sono i miei hobby, cioè la musica. Quindi, cosa vi presento oggi? Vi presento questa qui, vi presento allora un software aperto, penso siccome nello spirito del Linux Day, quindi uno strumento che potete liberamente scaricare, utilizzare, modificare, che è MuseScore, che è un software per l'editing musicale, e vi faccio vedere un pochino cosa ho fatto un pochino come progetto, un pochino, diciamo, quasi da vista quest'estate. Il MuseScore, che si chiama questo programma che permette l'edito World Resist World Create, quindi visuale di spartiti musicali su computer multipiattaforma, perché trovate su Linux, su Windows, su macOS Stand, è orientato alla stampa, diciamo, di qualità professionale, cioè potete, grazie a questo, potete, con il programma potete abbellire lo spartito con tutte le notazioni, gli abbellimenti, tutti i vari rigori che si utilizzano, scusate la R, di rigore particolarmente che si utilizza in ambito musicale, quindi per uno partito stampato veramente bene. Mentre questo talk, poi in fondo il talk sarà su un argomento della serie, quindi abbiamo spartito di mezzo e ci divertiamo con la musica anche senza spartito, però diciamo che il programma è stato concepito per questo. Però io lo utilizzo in un altro modo e giustamente sono libero di farlo perché il programma è codice aperto e lo posso modificare. Il playback è basato su Fluido, Zerberus, non so se questi nomi dicono niente, ma per testi potesse un pochino di musica e tale su Linux, probabilmente per apprezzare questo tipo di cose. Prende input via tastiere che lo quindi da PC e mouse, che quindi è importante far vedere qualcosa, questo è lo spartito. Questo doppio schermo dice ci si di capirci qualcosa. Qualcuno del puntatore.
si vede. Forse vuole come sta la cosa di scoprire. Poi il prossimo Rio Stay si fa un programmino che mi permettete un puntatore che parla con voi. Dunque, quindi il programmino è questo qua, quindi potete fare uno spartito, si può fare anche uno nuovo tanto che per un titolo. Scegliamo un template, si dice, vanno di fare del male, però c'è questo. Tempo, allora, numero di misure da cui iniziare, uno ottiene lo spartito, qui c'è un po' di spazio per metterci il testo, il compositore, quello che vuoi, e qui ci sono le note, quindi un programma di base, diciamo, è più semplice, se io scrivo, schiaccio N, mi posso inserire delle note, F, G, inserendo la tastiera di C, inserisco le note con i loro nomi in inglese, C, D, F, G, A, B. Poi in realtà con il cursore le risposte da imparare. Questa cosa la posso fare col mouse, quindi questo è un po' di funzioni di base. Posso mettere molti nota, quindi posso fare degli accordi, quello che vuoi. Ovviamente posso inserire note di diversa durata, dopodiché il software riesce a capire automaticamente come si fa a gestire questa complessissima notazione musicale quando uno inserisce un sedicesimo in mezzo alla roba che rimanda un quarto, eccetera, eccetera, quindi sono tutte queste cose qua. Tutte facili, un musicista dovrebbe sapere. Ok. Dopodiché si può anche andare a fare il museo. Si riesce a sentire qualcosa, si riesce a vedere anche questo. Questo è il play panel che permette di cambiare il volume, il tempo e tutto, fare altre cose, questo è il tempo del metronomo, il tempo e il volume di playback. Il volume di questo qua è proprio disabilitato per un motivo, ma ha deciso di non tornare più, quindi tutto sommato mi va bene che sia disabilitato. Comunque mi permette di suonare lo spartito, potete fare l'editing qui dello strumento, quindi si può andare. Vediamo se mi riesce a meno di fare qualcosa qui, si può andare sulle. Ecco, sono questa. Sulla staff properties potete. Si può andare a cambiare lo strumento su cui stiamo suonando, quindi uno mette un suono di chitarra e lo utilizza ovviamente lo standard MIDI poi per suonare, per riprodurre il suono. Il motivo per cui viene tutto così gigante è perché sul portatile ho purtroppo lo schermo ad alta risoluzione, quindi lavori a high DPI e quindi ho dovuto, con non poco sforzo di navetta su Linux, ho dovuto configurare tutto il sistema per riscalare i font in su, le finestre in su, in modo che mi faccia vedere cose che non siano ridicolmente piccole, siano ci vuole niente più gradimento per andare a vedere. E il risultato è che quindi questa demo un pochino c'è questo effetto sorpresa, è tutto gigante, quindi scusate, spostiamo un pochino di associazione. A schermo si vede abbastanza bene, senza impostazioni di DPI parte con un configurato correttamente. Tornando un minimo alla linea, ecco, l'altra cosa che il software vi permette di fare è anche
LED.ia periferica MIDI. Quindi se voi avete se voi prendete un software come il QJack Control, magari qualcuno di voi già lo conosce, un software che vi permette di gestire all'interno del computer le connessioni tra programmi che permettono di fare playback o permettono di portare anche MIDI, o comunque collega flussi audio, programmi che sono in grado di lavorare flussi audio, quindi si presentano con delle porte di ingresso e di uscita, e in questo software quindi uno va a andare a collegare questo CH345 che è l'adattatore MIDI che c'è qua, può andare a collegare ad esempio un sescopo, no? Quindi significa che gli eventi MIDI importati dalla tastiera finiranno al programma. A questo punto uno scrive sulla tastiera e il programma prontamente riporta. L'editing così, diciamo, può essere fatto convenientemente se uno dei insiemi note tutte della stessa durata. In realtà il software supporta anche quello chiamato MIDI Remote Control, che significa che puoi configurare dei tasti sulla MIDI per effettuare funzioni del software arbitrarie. Un esempio tipico è quello di associare magari un po' di tasti ai bordi della tastiera per fare cose speciali, perché sarà improbabile che lo sia davvero personale. E quindi voi potete associare una semicoma, una coma, una pausa, no? Potete switchare tra i vari elementi musicali direttamente dal tasto della tastiera, così lavorate con la tastiera senza mettere sempre la mano al PC. Oppure, per chi suona davvero, ovviamente c'è la possibilità di mettere un metronomo e di registrare in tempo reale il flusso MIDI. A quel punto, con l'opzione del programma, lui tiene il tempo e registra quello che voi digitate, col tempo con quello digitato, con il note on, il note off, così come il digitato, quindi lui registra in maniera fedele, poi vi approssima il risultato al 16esimo, al 32esimo, all'8esimo, a seconda di come torna meglio. In questo modo viene uno spartito non troppo sporco, no? Perché ovviamente non riusciamo a suonare esattamente un sedicesimo, quindi lui potrebbe prendere facilmente sedicesimo col punto, col doppio punto, col triplo punto, perché dal punto di vista del computer voi avete tenuto il tasto di punto per una quantità di tempo che corrisponde precisamente a quel tipo di notazione. Quindi questo è un minimo se score di base. La funzione di playback è un'altra cosa che è interessante dal punto di vista di questa presentazione, perché ha la possibilità di anche la possibilità di identificare degli intervalli, dei loop. Ad esempio, uno qua dice questo è l'inizio di un loop, vado qua e dico questo è la fine del loop, dopodiché posso andare loop abilitato, posso suonare il loop una cosa. Ma questa non è una cosa tanto divertente quando uno edita musica, a meno che uno non voglia sentire in continuazione una cosa. Allora vediamo che questa funzione, che comunque è standard di use score, ci torna utile per altri scopi, per altri versi. Quindi cosa abbiamo fatto? Quindi questo sistema vi raccontato un use score come è, quindi vediamo un attimo se sono dimenticato qualcosina. Quindi ho fatto vedere un pochino le funzioni di playback.
Il mixer paint che permette di abilitare e disabilitare le diverse voci, per fare gigante in alto a destra che appare comunque, e anche quello ci torna comodo fra un attimo, e comunque anche uno può mettere in muto le varie voci, oppure può avere controlli individuali di parameter e cose per ogni strumento. E lo spartito passiamo proprio con questa palette, che è quella che normalmente è a sinistra, se lo spandete contiene tutti i singoli musicali che vi possono mai servire, quindi uno li prende e fa drag and drop, li butta sullo spartito e ovviamente i tempo change diventano utili anche per il play, perché come ricordo si chiama forte in realtà l'impatto sul volume delle note suonate, comunque come dicevo l'orientamento del software è principalmente a quello di uno spartito che è stampabile, poi con tutto quello che deve avere, con tutte le note, incluso addirittura testi di karaoke. Ovviamente lo spartito con i tagliati, non so se c'è il nome qui, tale tagliati, anche fra il karaoke, che alla fine si sente dei tagliati con la notazione di testo, e quindi le converte automaticamente nel proprio formato interno, poi uno può andare a modificarsene. Tipicamente l'uso da un pista tipico mio è quello che prende un MIDI complesso che viene con un sacco di voci, batteria, 2000 cose impossibili, faccio fuori tutte le voci che non mi interessano, isolo una o due voci che magari mi interessa il parametro, che rimane strimpellare al pianoforte, me le stampo, me le ho riformato in grafica e me le stampavo fino a prima di quest'estate. Dopodiché me le esercito al pianoforte, quindi mi viene uno spartito compatto e comodo di una o due pagine, anziché una partitura di 40 voci d'orchestra con violini e tutto quello che ci può essere in un pezzo, no? Che davvero non mi interessa. Ok. Un minimo di note sul software, già che ci siamo, è scritto in CC++, ci sono un po' di elementi Python, un pochissimo di Perl. Il mio scritto automatico dice che c'è una riga di Perl, quindi non ho potuto esimermi da dire che c'è. C'è qualche cosa di perda anche lì dentro. La compilazione è basata su CMake, fondamentalmente, che come sapete produce comunque dei makefile e poi compilato makefile. Utilizza le librerie di AlsaJack, PostAudio, PortAudio, PortMidi, quindi se siete utenti Linux, Mac, questi nomi dovrebbero dirvi qualcosa. In tutto sono 2,2 milioni di linee di codice, passano 2639 file, per tolto su non è significativo. Il GitLog riporta 153 commit distinti, quindi questa è l'idea della comunità che ci sta dietro, che sviluppa questo software, a partire dal 2012. Ora non mi ricordo se prima del 2012 il software mi sembra avesse un nome diverso, quindi fosse nominato il repo Git, quindi almeno da quando è stato creato il repository di Git dal 2012, queste sono più o meno le metriche. Di questi 153 commit distinti che abbiamo sul GitLog, in realtà una decina sono i top commit che realizzano l'87% totale dei commit dal 2012 ad oggi, quindi sono, diciamo, i 10 sono gli sviluppatori più attivi, e sono in particolare 12.880 commit dal 2012. Io ho anche un paio di patch in questo software. Quindi sono state prese quest'estate, perché andando su queste cose con cui giocavo mi sono accorto che c'era il di playback che aveva dei problemi, quindi ho fissato un bug sul meter c'è un meter sulla finestra che mi fa vedere il volume audio dei due canali destra e sinistra, quindi c'era un bug, e in più ho fatto un piccolo performance enhancement perché c'erano delle cose che non avevano molto senso dal punto di vista di come è scritto il codice, si poteva evitare delle operazioni, quindi è stata una patch facile. In realtà un po' di anni addietro mi ero divertito a fare un'altra patch che mi serviva sempre, che era quella in cui il software ti identifica in automatico dei pezzi di uno spartito che si ripetono, perché quando carichi un file MIDI non c'hai le ripetizioni, no? Quando compri uno spartito in edicola c'è cioè dal musicario,
lo spartito è compattato, nel senso che ti dice no, ci sono dei pezzi che si ripetono, in questo modo in una pagina io c'ho tutta una, serie di informazioni anche per uno spartito lungo. Invece con FileMidi lui lo importa come un unico stream infinito, quindi mi viene di 10 pagine, se ho delle ripetizioni non lo vedo. O meglio, se lo vedo da me, quello lo devo formattare io, mi ci metto il repeat da solo, però ho fatto una funzioncina che l'attivavi e ti fai il repeat in automatico. Una funzioncina che sempre fatta in open source, quindi stanno un po' di anni addietro, se la cercate la trovate, non ho fatto in tempo a fare il rebase sulla versione attuale del software, quindi è rimasta appesa lì, ma prima o poi mi deciderò alla fine a fare il rebase e riportarla. È molto comoda perché in quel workflow che vi dicevo prima, prendermi il taglio, la mia voce non mi interessa, prendermi la mia voce singola, cliccando quella lì, ovviamente lo spartito mi si riduceva da 10 pagine stampate a 1.5, con tutti i repeat fatti a modo, ovviamente con gli endings diversi nei vari repeat, ma se non c'è uno, due, tre, sono due, tre diversi finali, riusciva anche a gestire, a quel punto è molto più gestibile. Allora, alla fine cosa abbiamo fatto con questo software? C'è anche uno scripting language, questo è più per i programmatori, se qualcuno ha voglia di scriversi di pagina, diciamo. Questo è un semplice script che fondamentalmente gira tutti gli elementi di uno spartito e li stampa sul terminale con il console.log, ma uno ci può fare quello che vuole. Quindi puoi colorare le note, ci sono dei plugin che semplicemente colorano le note a seconda dell'altezza. Le cose più utili che puoi fare è tagliare via delle note che non ti interessano, ti senti accordi troppo complessi, puoi tagliare via le note basse che tipicamente si sentono meno, lo puoi fare in automatico. Altre cose che puoi fare, prendi una, ti scrivi una partitura e cerchi di fare detection di che accordi ci sono, ti scrivi in automatico sullo spartito giù gli accordi in formato chitarra, no, per dire la minore, do, cioè, dalle note, dalle sequenze di note. Sono cose tipiche che puoi fare con questo linguaggio qua. Il piano d'uso è poi una funzioncina che fate estendendo il software, quindi come anticipato questo oggettino che vedete qua, dal vivo, quindi qui c'è una porta Arduino collegata a una pixel LED stripe, una striscia di pixel RGB che sono individuali e desktop, quindi ognuno di questi LED si può accendere con una luminosità, con un colore e luminosità diverso dagli altri. E questo si fa con una semplice libreria messa a disposizione della pixel da dentro Arduino. Quindi io faccio una chiamata, sento il LED numero X, il colore numero Y, RGB, e poi gli dico vai e lui fa quello che deve fare per me. Questi LED sono implementano qua dentro un enorme shift register, infatti si pilotano con un unico data input, al di là di due fili per l'alimentazione, poi c'è un unico pin che è data input, quindi inviato in maniera seriale con un protocollo che, se non ricordo male, ho letto qualcosa con 800 MHz, riesce a pilotarmi tutti i LED in maniera abbastanza veloce. Io da PC che faccio comunque tramite seriale in questo Arduino, un programmino semplicissimo che ho messo dentro, che comunque in open source è scaricabile, e questo pilotaggio l'ho reso possibile dall'interno del MuseScore stesso. Quindi diciamo, io ho creato questo pannellino che per giù in fondo purtroppo compare gigante, anche lui comunque. Questo pannellino chiamato piano tutto, dove c'è una funzione primaria che è questa, che abilita il discorso di far vedere quello che uno suona con le lucine. Quindi ora non so se le vedete le lucine che si muovono sul piano, quindi lui mentre sta suonando è. Questo lo so perché non si sente, vediamo se è questo.
Le lucine sono di due colori diversi, sono pink qua, qualcosa per la destra, blu per la sinistra, in realtà è completamente personalizzabile, perché la blu pink prende il colore che voglio e appare la finestra, spero si deve portare qui, vediamo se ce l'ha. Che difficile. Destra si nasconde, non c'è, cioè, insomma, uno si sceglie il colore che vuole, quindi se mi piace un colore diverso, vado qua e a destra fa il lato blu. Probabilmente la destra è diventata blu, e la sinistra è ciano, comunque si vede ancora la differenza. Quindi uno può scegliere il colore e anche luminosità, ma funzioni di tenere la luminosità più bassa che uno può prendere. Che altro si può fare? Quindi questa è la prima cosa di base. Uno può vedere direttamente sulla tastiera quali sono i tasti da premere. Si può sfruttare quel pannello che ho fatto vedere, il play panel di User Score, che è questo. Rallentare il pezzo, in modo che rallentando il pezzo io riesco a vedere in maniera un minimo più tranquilla quali sono le cose da, quali sono i tasti da premere. Oltre a questo posso più interessante è quella di dire come si può di aspettare che io prema i tasti, quindi nel momento in cui aprite il secondo checkbox, lui aspetta che io premi i tasti prima di andare avanti sul prossimo, e dopodiché si muove andando avanti. Vabbè, non siamo fortunati col suono, oggi non si sente nulla. L'obiettivo di questo è collegare poi l'input MIDI anche a un software synthesizer che è anche indipendente da User Score, perché magari non c'è il suo, gli piace meglio e ne vuole usare uno diverso. Questa cosa si può fare, qui c'è un esempio di Timidity. Qui se avete bisogno che vi decifri le connessioni, significa che l'input MIDI della tastiera va sia a User Score, perché User Score aspetta che io digio ciascun tasto, da quello che potete fare in User Score in maniera semplice, buttare giù il volume da qui. Questo in realtà è il modo in cui preferisco usarlo, io butto giù il volume suo. Nel pannello di configurazione tengo il input MIDI collegato comunque a un ulteriore sintetizzatore, ad esempio il T-MIDI, dico se il T-MIDI mi suona, oppure il FreeSync, il Q-Sync esterno mi suona. C'è anche un'altra questione, che un se storia ovviamente fa il playback dello spartito, ovviamente suona nel momento in cui vede la nota. Quindi con questo sistema il User Score vede una nota, cerca di suonarla, ma io ho azzerato il volume quindi non la sento, mentre mi fa vedere sulle luci cosa avviene. Io quando digio, l'input MIDI va indietro sia al User Score che cerca di suonarmi di nuovo la nota quando io non la sento, ma poi soprattutto un altro sintetizzatore che invece me la suona. Ovviamente tutto questo si semplifica, non c'è bisogno del secondo sintetizzatore se avete uno strumento che suona. Qui questa è una tastiera di fortuna che mi ha dato il nostro PhD student, l'ha concessa gentilmente, vecchia di 10 anni, con batterie della Coppa che miracolosamente ancora stanno in piedi, per cui sono riuscito ad utilizzarla, è rotta, quindi mi sembra, non mi ricordo se aveva audio o se non ce l'aveva proprio, comunque come funziona con i controller soltanto al momento, quindi allora forse era rotto l'input da alimentatore, ma le batterie funzionano sempre. Sì, no, non suonava, perché era la speaker, quindi
quindi di input va benissimo, e quindi in questo caso uno deve suonare la carta parte. Comunque se è uno strumento che suona, basta che sia MIDI e si può utilizzare questo sistema. Anche io e il feature è questo tutto Luca Hepp, che è anche un'ulteriore caratteristica con cui il sistema vi fa vedere non solo il tasto che devo premere, ma anche il prossimo. Si vede qui che mi fa vedere quello che devo premere è più brillante, il prossimo mi fa vedere una luce un pochino ridotta, e questo mi permette di posizionare meglio la mano, dato che il sistema si presta a chi non lo conosce il pezzo, o meglio a orecchio magari ti piace, quindi però non sei sicuro di dove si va a parlare in termini di playback. Quindi lui mi fa vedere solo se non sono accordi attuali, mi fa vedere quella che verrà dopo, come qui ad esempio vedo che dopo. Se ho vento dovrei suonare assieme, ma il microfono ci vuole la terza mano a modo più, quindi in questo modo riesco a posizionare meglio la mano. Dopodiché, come anche un altro studente nostro ha detto, guardando questo sistema, l'inerente pigrizia che abbiamo come persone ci porta in maniera naturale ad indovinare la diteggiatura giusta. In che modo? Semplicemente abilitato la funzione di loop che supporta questo sistema, o quindi con la funzione di loop uno praticamente può andare a suonare un pezzo fino a, che ne so, mettiamo questo fatto qua fino a qui. Quindi anche se io non l'ho mai visto fondamentalmente, lui mi riparte, a furia di rifarlo, non c'è pezzo, a furia di rifarlo imparo a mettere la mano come va messa, perché tutti i movimenti strani che faccio all'inizio, perché non ho capito niente, li tendono in maniera naturale a svanire. Spero non ci sia nessun insegnante di musica qui dentro, perché sennò poi finita la presentazione di scappe, prendo lo scappe molto di quelli fenomenali. Comunque, fondamentalmente questo succede. Ora, qualche passaggio ovviamente che richiedono magari un consiglio professionale, tutti pensino male, in maniera naturale indovina la diteggiatura. Una feature, una long-standing feature request di questo software è quella di mettere un plugin che annota sulle note in automatico la diteggiatura. Ci sono un po' di paper in giro di letteratura, si può fare quello risolvendo un problema di ottimizzazione, ma questo per gli ingegneri, ma per i computer science, per esempio. Se qualcuno voglia di lavorare su una feature, è una feature request, perché da lungo tempo, quindi, su questo strumento penso sarebbe una cosa eccellente, che sappia bene al discorso education, al discorso imparare a suonare, al discorso di prendere un MIDI a caso, perché su una diteggiatura, cioè su una partitura che trovo da musicario, è anche il valore aggiunto che anche trovo anche la diteggiatura già studiata per chi inizia. Ma magari il software, risolvendo un problema di ottimizzazione, mi trova qualcosa di abbastanza decente in maniera automatica. Penso che andiamo a finire ora, e quindi con queste funzioni qua, fondamentalmente, con questo sistema, uno può, non dico imparare a suonare, ma memorizzare un pezzo, quello sì, uno riesce a memorizzare un pezzo a pianoforte con le due mani. Non ve l'ho fatto vedere, ma lo taglio perché non c'è tempo. Uno può mutare la voce sinistra e fa parte da solo con la destra, poi muta la destra e fa parte da solo con la sinistra, poi li vede assieme e tutto ovviamente è ancora più facile. Nel momento in cui cominci a ricordarti le sequenze, non hai più bisogno delle lucine, le puoi cominciare a togliere, comunque le puoi rimettere quando vuoi, come ti ricordi una cosa, anche come controllo. Un'evoluzione di questa patch può essere quella di andare a trasformarlo in un gaming, una gamification del sistema, quindi magari il sistema vi può monitorare che ho suonato un pezzo e vi può dire in fondo quanti errori avete fatto, oppure vi calcola un list, scriveremo qualcosa del genere uno scogliere medio su i tempi con cui avete suonato le note, quindi rispetto a quelle che dovevano essere, quindi dice quanto l'avete suonata con il ritmo giusto. Questa è una cosa ovviamente che va ritmata in maniera precisa. Un'altra cosa simpatica, che non so se ve ne siete accorti, quando io schiaccio, lui segue il tempo
il tempo che è preconfigurato nel meeting, nello spartito, per accendermi la prossima luce, poi aspetta. Se però io lo premo prima, lui va avanti, quindi è in grado di seguirmi. Cioè, questo sistema si adatta dinamicamente. Se io sono lento, come è normale all'inizio, lui mi aspetta, quindi io aspetto gli OPG, le note giuste. Quando comincio a prendere confidenza, cioè le parti mi tornano più semplici, vado più veloce, posso andare più veloce, lui mi segue, e quindi poi va in automatico alle parti dove sono più lento. Quindi è una cosa che dinamicamente si adatta al cambio, ci fa con chi suona, e va anche bene in questo sistema. Ovviamente quando avete delle parti un pochino più tricky, con dei trilli, con delle cose, è un pochino difficile. La sincronizzazione fa l'uomo, e soprattutto anche perché l'esecuzione poi diventa un pochino creativa, non è mai proprio precisa, quindi in quei casi lì il sistema poi è qualche pochino. Ovviamente un ulteriore improvement della patch sono benvenuti dal punto di vista dell'open source. C'è un tutorial step by step su internet, su LinkedIn, su come fare per mettersi su questo sistema da voi, quindi se avete un Arduino e un Pixel Stripe, questo qua forse si trova per una decina di euro, questa qui la sticina costa una trentina di euro, se non la devi comprare, o magari se trovano delle altre, ma non sono sicuro, al volo una trentina di euro, se la trovate da per una sticina. Un PC, sistema operativo Linux, che ovviamente tutti utilizzate, se no non venivate nei mostri, è qualcuno ride, forse non lo sapete. Trovate su YouTube un po' di video di altre demo su come si utilizza il sistema, che probabilmente sono usciti, non so se è meglio o peggio di quello che ho fatto io relativo. Sicuramente io non avevo questa vocina, ma probabilmente non parlavo neanche in questi video su YouTube, quindi c'è questo ulteriore vantaggio. Su GitHub trovate tutto il codice della patch, c'è anche un recap, diciamo, un piccolo sommario sui stack, forse. Conclusioni, se si utilizza software open source ovviamente c'è anche da divertirsi, ma se si riesce a modificare, se ci si mette per modificare il software open source per venire incontro alle proprie esigenze, quello che uno può fare da artista, da professionista, da quello che serve, questo è ancora più divertente, quindi divertente al quadrato potremmo dire. Ma se si riesce addirittura a contribuire al comitato open source con delle patch, magari delle 100 modifiche che vi fate in casa, potete fare delle cose da pazzi che servono solo a voi, e poi questa patch qua funziona solo su Linux, c'è già gente che su Linux mette lì malpena, ma su Windows come faccio, quando metto su Linux e avvito il machine, un casino, non ci capisco nulla. Vabbè, e ovviamente ulteriori contributi sono benvenuti se qualcuno riesce a rimettere la patch anche su Windows, in realtà si tratta solo di utilizzare l'API per la seriale giusta per comunicare con l'API, sono due comandi, non ci vuole molto. Ma in questo ancora aspetto che qualcuno venga con un contributo, quindi c'è un adattamento per Windows, per il momento funziona su Linux. Comunque riuscire a contribuire e a mettere una patch insieme al software open source, il divertimento va all'infinito, perché nel momento in cui sai che altri milioni di utenti potenzialmente si possono avvantaggiare delle modifiche delle funzionalità che hai realizzato. Quindi mi raccomando, non solo non limitatevi a utilizzare software open source, ma prendetelo, modificatelo, guardate il codice, non è possibile, chiunque ci può mettere le mani. All'inizio, qualunque progetto open source ci si sottoscrive alla lista degli sviluppatori, si scrive: ciao a tutti, sono nuovo, mi volevo fare questa cosa qua, qualcuno l'ha già fatta, perché spesso qualcuno l'ha già fatta e vi manda subito un prototipo che la realizza, anche se non è ancora mainline, però due soprattutto aiutatemi da dove inizio nel codice, perché non ci capisco niente, e normalmente qualcuno vi aiuta e vi dice guarda, inizia da così, inizia con lì, guarda questi file qua, e piano piano si arriva tranquillamente a poter mettere le mani, a poter realizzare qualunque cosa che vi piace, magari non in 48 ore, ma sicuramente in una settimanina qualcosa riuscite a fare. Vabbè, vi ringrazio per l'attenzione, sempre quando. Spiegato talmente bene che... Vabbè, la ringrazio. Thank you.